Grazie Presidente. E niente, non riescono proprio a comprendere i consiglieri che hanno parlato, chiaramente di opposizione prima di me, che questa è un'assemblea di linee di indirizzo. Io non lo so, si parla tanto, ho sentito tante parole fuori luogo, sentendo parole tipo vessazione, sentendo parole dure contro questa delibera, ma mi chiedo, l'hanno letta bene le opposizioni? Dopo la delibera di questa appunto deliberazione c'è scritto di dare mandato alla Giunta Capitolina e agli uffici dell'amministrazione competenti in materia entro un periodo di 2 anni dall'approvazione del presente provvedimento di ratificare tramite apposito atto normativo l'adozione eccetera 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 del modello della congestion charge. Questo vuol dire che non è che dall'indomani della votazione di questa deliberazione, chissà che succede, nessuno può entrare al centro di Roma. Anzi, io credo che si stia facendo come dire, una pressione sui cittadini nel pensare questo. Assolutamente no. Questa è, come ha detto milioni di volte il Presidente Stefano, una delibera di indirizzo che dà tempo 2 anni alla Giunta Capitolina di studiare, verificare, vedere, constatare se è possibile applicare questo modello. Ma perché poi questa amministrazione vuole applicare questo modello? Basta leggere il primo punto, di valutare nell'ambito del suddetto provvedimento l'adozione di misure di inibizione all'accesso per i veicoli maggiormente inquinanti. Parliamo di inquinamento, signori. E allora, quanto può essere vessatorio una delibera, un atto che va a limitare l'inquinamento di una grande città, perché Roma ormai è diventata una grande città? Vi voglio leggere alcuni articoli di stampa, alcuni numeri. Nel maggio 2018 un articolo diceva che l'inquinamento è colpevole del 16% dei decessi a livello globale. Nel 2017 un altro articolo di stampa diceva che le morti sono passate per inquinamento in Italia dal 4 milioni e 2, dato preso qualche anno fa, a 8 milioni. 8,9 milioni di persone, scusate, nel mondo globale. Nel 2017 in Italia le viene data la maglia nera dalla Comunità Europea per le cause principali le cause principali di mortalità, che sono appunto il traffico locale. E la stessa cosa è successo nel maggio 2018. Tant'è vero che proprio riguardo questi dati viene scritto, leggendo proprio i dati della Comunità Europea, ripeto, maggio 2018, il provvedimento adottato dalla Commissione Europea, ovvero il deferimento dell'Italia, non sorprende nessuno, era annunciato da tempo e l'Italia ha fatto di tutto quasi per meritarlo. Sto parlando quindi, scusate, sì, dovrei bere l'acqua, scusate. Era meglio la mia borraccia, però, dell'acqua offerta nella bottiglia di plastica, consigliere Ardu. Grazie comunque per avermi salvato la voce. Io sono così per tutto. Sono coerente. Allora, l'Italia è stata appunto deferita dalla Corte Europea e, ripeto, non è stato per loro un motivo come dire, non ha fatto grande impressione, perché purtroppo l'Italia è tra i paesi più inquinati e tra l'altro dice che l'Italia è un paese tra i più inquinati, probabilmente
proprio a causa dello smog da macchine, proprio per lo smog per i mezzi privati a benzina. E allora io dico, di fronte a questi dati, di fronte a questi numeri, ma come si può pensare che una delibera che va a favore del cittadino possa essere ritenuto dalle opposizioni vessatorio? Ma poi no, non è che nessuno potrà entrare un indomani, ripeto, tra due anni nella città, ma proprio i veicoli più inquinanti, proprio per la salvaguardia della salute delle persone, dei bambini. Quindi io dico che prima di dire non la votiamo, è vessatoria, bisognerebbe pensare e leggere bene ciò che è scritto in questa delibera. Grazie. Grazie.